Ciao amiche e ciao amici, bentornati sul canale. Oggi vi parlerò di nuove scoperte su profumi di ispirazione o quasi che ho realizzato presso Acquasapone e Ottigottà. Poi vi spiegherò. E poi vi parlerò dei profumi da uomo di Lidl, dei nuovi profumi da uomo di Lidl che sono in offerta per la festa del papà. In realtà questi profumi, ragazze, io li vedo ormai da, come dire, da diversi giorni, forse da circa un mese, e purtroppo non ho avuto modo di sentire i tester perché non c'erano i tester e quindi dovrò fare una valutazione al buio di questi dupes dei profumi maschili di Lidl, e di cui devo dire la verità, di due sono certa, ma di altri due dovrò proprio arrampicarmi sugli specchi. Poi saprete dirmi voi, ragazze e ragazze e ragazzi, insomma, se in qualche modo sarò riuscita ad avvicinarmi con questa scoperta al buio, ecco, con questa valutazione al buio di questi dupes. Allora, partiamo con i profumi che ho trovato presso Acquasapone e si trovano anche da Ticotà, che sono dei profumi super interessanti. Sono i profumi di Pupa e sono bellissimi da vedere. Hanno un pack straordinario, secondo me sono di un'eleganza unica, molto molto raffinati, e questi profumi secondo me non sono dei veri dupes, però hanno delle famiglie olfattive che si avvicinano, non dico tantissimo, ma in maniera abbastanza congrua a profumi famosi. Chiaramente, ripeto, c'è anche una nota di originalità secondo me, diciamo, nella formulazione di questi profumi, e quindi sono molto interessanti anche per questo, e per quello e per questo motivo ve ne voglio parlare subito. Oltretutto, Pupa ha realizzato degli smaltini molto molto carini, guardate che sono stupendi. E questi smaltini, una volta asciugati, sì, perché all'inizio quando andiamo ad applicare lo smalto sentiamo solo l'odore, quello classico, tipico dello smalto. Quindi, una volta asciugati, questi smaltini hanno una piccola profumazione, non posso dire che sia una profumazione intensa, una piccola profumazione, però anche molto gradevole, dei profumi che vi andrò ad elencare. Chiaramente, questi sono stati selezionati proprio a livello cromatico, perché ce ne sono tanti, ci sono diversi rossi, c'è un fucsia stupendo, e chiaramente ogni famiglia cromatica, diciamo così, ha una profumazione che ricorda un po' il profumo che vi andrò ad elencare. Insomma, ragazze, qua è più facile a farsi che a dirsi, nel senso vi mostro subito questi profumi, così non ci giriamo troppo intorno. Allora, il primo profumo è Pupa Pink. E questo Pupa Pink, fantastico, guardate quanto è bello, la boccetta è meravigliosa, ha un colore meraviglioso. E questo profumo mi ha ricordato alla lontana, e non è proprio molto molto vicino, il Cashmere di Chopard. E secondo me è una versione un po' più femminile, un po' talcata e un po' più soft del Cashmere di Chopard, però secondo me la famiglia olfattiva è abbastanza vicina a questo profumo. Quindi, se volete provare un profumo che abbia una famiglia olfattiva vicina al Cashmere di Chopard, che quindi abbia l'Opoponax o la Myrrha nella famiglia, piramide olfattiva, perché secondo me nel profumo di Pupa Pink c'è o l'Opoponax oppure la Myrrha, allora vi consiglio di provare il Pupa Pink. Tra l'altro, i prezzi sono, allora, le taglie sono due, una da 50 ml e una da 100 ml, e i prezzi credo che si aggirino intorno ai 24 euro per la taglia da 50 ml. Però poi non so se c'è, credo ci sia una differenza tra Acquasapone e Ticotà, insomma fatemi sapere voi che se secondo me già li avete visti questi profumi. Ok, per quanto riguarda invece il Pupa Red, ragazze, mi ha ricordato alla lontana, che ha anche un suo elemento di originalità, però mi ha ricordato il Si Passione di Giorgio Armani, un profumo super femminile, brioso molto gioioso, e quello di Pupa me lo ha ricordato, non tantissimo, nel senso che la famiglia olfattiva è quella, però c'è un elemento di originalità. Su questo non posso dire, secondo me Pupa ha realizzato questi profumi un po' ispirandosi, un po' aggiungendo delle note originali. Quindi, se vi piace l'allure di Si Passione di Giorgio Armani, secondo me potreste anche provare a sentire, ad annusare il Pupa Red. Poi abbiamo il Pupa Black.
E il Pupa Black, secondo me, si colloca a metà tra il Signorina Misteriosa di Salvatore Ferragamo e il Good Girl di Carolina Herrera, secondo me. Un profumo un po' rock, secondo me, molto brioso, però allo stesso tempo forte, energico, e l'ho trovato a metà tra queste due famiglie olfattive. Ok, adesso passiamo ad un altro profumino molto interessante che ho trovato sempre da Acquasapone, e questo si chiama Ungaro Fruit d'Amour. Scusate, è francese, quindi io non posso, non so, fruit d'amour? Vabbè. Allora, questo qui, ragazze, mi ha ricordato tantissimo l'imperatrice di Dolce & Gabbana. Chiaramente ci sono delle differenze, però secondo me la famiglia olfattiva è quella. Fatemi sapere. Oltretutto, ragazze, questo profumo ha una boccetta stupenda. Comunque, i profumi di Ungaro sono dei signori profumi, secondo me. Ok, adesso passiamo ai profumi da uomo di Lidl. Allora, per ciò che concerne due profumi sono sicura, per gli altri due profumi mi dovrò arrampicare sugli specchi. Allora, ragazze, il One Fragrance, quello con il lingotto d'oro, questo, ragazze, subito l'ho capito. Questo è il dupe di One Million di Paco Rabanne. In realtà questa è una vecchia conoscenza, perché Lidl già vendeva il G. Bellini, il number one, numero uno, quello con il liquido color oro, ve l'ho già mostrato in passato, e quello era il dupe di One Million di Paco Rabanne. Quindi nulla di nuovo sotto il cielo dei dupes di Lidl. Questo è il dupe di One Million di Paco Rabanne. Poi abbiamo l'X-Bolt, e qui in realtà il nome è lo stesso, però è cambiato evidentemente il pack. L'X-Bolt di G. Bellini, una volta era così il pack, e oltretutto questo è un profumo fantastico, ragazze, io lo adoro. È un profumo maschile, sì, ma super giovanile, super. E questo, ragazze, non è altro che il dupe di Hugo Boss Bottled, quindi un profumo fantastico, secondo me. Poi, per quanto riguarda invece il G. Bellini Homme Paris, allora, ragazze, qui c'è un'ape, non so se vedete, c'è proprio il disegno di un'ape. Quindi ho pensato che potesse essere un dupe di Guerlain, e in particolare di Guerlain Homme. Però, ragazze, qui insomma, qui lo dico e qui lo nego, perché non lo so, altrimenti potrebbe essere, mi fa pensare anche la linea della boccetta, quindi il pack interno, il pack primario mi fa pensare al Dior Sauvage. Quindi, però io, ragazze, non l'ho sentito, non c'erano i tester e non mi è sembrato il caso di acquistarlo, perché io sono sommersa dai profumi, dai dupes. Poi c'è il G. Bellini Deep, e questo, ragazze, mi ha fatto pensare o al Ralph Lauren Blue Deep, quindi già la forma della boccetta, il colore della boccetta e anche il nome Deep, profondo, che vuol dire profondo, ho pensato anche a Hugo Boss Dark Blue. Potrebbe essere anche il dupe di Hugo Boss Dark Blue. Insomma, quindi fatemi sapere nei commenti se avete avuto modo di sentire i tester, se da voi ci sono i tester, quali sono le famiglie olfattive che comunque vi ricordano questi profumi, perché magari poi potremmo attraverso tre indizi, quindi fare una prova e quindi capire l'arcano. Comunque di due sono certa: uno è One Million di Paco Rabanne e un altro è Hugo Boss Bottled. Ok, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, e come sempre vi auguro una splendida e radiosa giornata. Un bacio! Grazie.